Voleva farla vedere alla sua mamma rimasta a casa per una brutta tosse, mentre le avrebbe raccontato la storia di quella notte meravigliosa. L'indomani mattina il sole splendeva illuminando il giorno di Natale. Tirlina si svegliò e ancora non capiva se tutto quello che aveva vissuto fosse sogno o realtà. La mamma, con ancora in mano la paglia, la chiamò gioiosamente. Tiellina, vieni qui. La tosse se n'è andata. Come per miracolo. Ma com'era possibile? Si abbracciarono forte e Tiella scese in paese, correndo come una freccia. La mangiatoia era ancora lì, mentre Greccio era in gioioso subbuglio per la guarigione repentina di uomini e animali. Tiellina prese allora della paglia e passò di casa in casa, dando un po' di quella gioia a quanti sapeva essere nel bisogno. Da quel giorno quel luogo fu consacrato e ogni anno si incominciò a narrare la storia del presepe di Greccio. Una storia che incantava e riscaldava il cuore di chi l'ascoltava. Dopo aver riempito ogni angolo del paese, quel racconto iniziò a ruzzolare giù per la valle e a poco a espandersi nei dintorni più vicini e poi in quelli più lontani, e su e giù, e a destra e a sinistra, per l'Italia, l'Europa e il mondo intero. Tanto che oggi, nel Natale del Signore, in ogni casa che aspetta la nascita del bimbo Gesù, si fa il presepe. 800 anni da Greccio, 800 anni di stupore e di incanto, provando a vedere con gli occhi del corpo e del cuore la grandezza dell'amore. La storia di un bambino avvolto in poveri pannicelli e adagiato in una mangiatoia. Quell'amore, guarda bene, è proprio per te, un amore che non teme nessuna povertà, neanche la tua, perché egli è capace di colmare di sé ogni cosa e ogni esistenza. Allaude di Cristo e della sua madre poverella. Amen. Sorridono col cuore e Francesco si fa un violino.